Diciamoci la verità, dai. Questo posto qua fa un po' schifo per fare i video. Cioè, ci credo che poi c'hai 250, neanche 250 iscritti. Quello è bello. Quindi, ho pensato stasera di trovare una soluzione. E la soluzione qual è? Praticamente l'altro giorno su Amazon stavo cercando un modo per avere uno sfondo un pochino più bello. E ho trovato questa cosa qua. E ho trovato questa cosa qua. Ora, se io riuscissi a trovare il modo di appiccicarlo in qualche modo sopra qui, con una buona luce che riflette, con dietro qualcosa, così non si vede lo sfondo, così non si vede che c'è spazio dietro, dovrebbe venire fuori una cosa abbastanza fatta bene. Il problema però è che questo foglio qua è tipo una stoffa, quindi non sta rigida. Se io la appendo si vedrebbero tutte le onde. La prima soluzione a cui avevo pensato era di mettere, era di fare un bel pannello di legno gigantesco con sotto le rotelle, questo qua appiccicarlo sopra così, in modo tale che io quando devo fare il video con dietro questo sfondo qui tiravo qua il carrello ed era tutto a posto. Però mettiti lì, fai il carrello, fai la struttura di legno, devo portarla sui mansarda, vai a comprare le robe le Roi Marlene, vendi i soldi, già qualcosa lì costa tipo 10 euro. Insomma, tutte queste cose qui, c'è un sacco di lavoro pure in questi giorni qua. Ho detto, no, devo trovare una soluzione più economica e molto più veloce. Allora ho pensato, il cartone dell'Aerokey che ho comprato per fare i noleggi poteva andare benissimo, perché è abbastanza spesso, è gigantesco e pesa pochissimo. In più, non ho pagato niente per averlo. Praticamente io devo trovare il modo di mettere il cartone legato qui. Questo qua io appiccico sopra, tac, e questo cartone qua rimane volante appeso al soffitto con due anelli. Dalla parte dietro lo tiro su, crack, e lo sfondo va via. Quindi quando devo fare il video con lo sfondo tiro giù, quando devo fare il video con lo sfondo normale, cioè con questo schifo qua, lo lascio su, basta. Quindi ora devo andare a prendere il cartone, le forbici, lo scotch e iniziare a montare tutta questa struttura qui per fare il nuovo studio. Via. Cioè non basta tutta la telecamera per farvi riprendere la dimensione del cartone, talmente che è grande. Adesso io qua piazzerò su quel foglio lì, lo fisso su in qualche modo, magari lo tiro con lo scotch negli angoli eccetera, appendo tutto dietro lì e con la telecamera impostata qua si dovrebbe vedere lo sfondo giusto giusto. Oh, proviamo dai, vediamo che cavolo succede. Ci siamo quasi, eh. L'unico problema è che il cartone dietro giustamente non è un pezzo di legno, quindi è molto ballerino. Inoltre si deforma facilmente. Quindi il caro Michele ha già trovato una soluzione. La soluzione sono queste asticelle di legno. Io li appiccico dietro e gli creo un sostegno rigido, sempre scocciato. A me piace fare tutto con lo scotch di carta, in modo tale che quel coso lì poi non si muove più. Raga, ci sono quasi. Forse è un pochino troppo alto però, perché se io mi metto così, quindi devo abbassare un po' il pannello. Come cazzo faccio ad abbassare il pannello?
Perfetto raga, lo sfondo l'ho montato. Devo solo trovare delle corde un pochino più grosse perché lo spago è un po' debole. A livello di telecamera si vede molto bene, guarda, vi faccio vedere. Se mi metto qua, oddio, se mi alzo un po' mi taglia via la testa. Però se mi metto così a far vedere le cose, direi che va abbastanza bene. Quindi è inutile fare un mega studio e spendere 500.000 euro. Bastano due o tre cose, un po' di scotch, un po' di cartone e si può fare tutto. In totale ho speso neanche 15 euro. È vero, ho fatto fuori due rotoli di scotch, però vabbè, ok, spago. E niente, quindi direi che come esperimento è abbastanza riuscito. Adesso però vi faccio vedere, tirando indietro lo zoom della telecamera, come si vede esattamente, cioè come è fatto tutto l'ambiente. Olè. Vedete? Praticamente il risultato è questo. Io ho appeso quel pannello qui di cartone, gli ho appiccicato sopra questo telo qua che ho comprato su Amazon. Dietro si vede così che fa schifo. Là c'è il faretto che punta, lì c'è il cavalletto. E direi che tutto lo schifo che c'era prima non si vede quando lo metto in questa posizione qua e faccio lo zoom. Capito raga? Quindi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo la prossima volta, ci vediamo, non lo so. E quindi adesso vado a fare così, la puntata, perché dobbiamo andare a fare fanculo. Ciao!